Avete avuto occasioni per vincerla questa partita, anche sì. più di una. Magari sul piano del gioco avete giocato meglio altre volte, ma come è arrivata questa sfida che è decisiva col Barcellona, secondo te? Ma guarda, innanzitutto, ripeto, poi quando sento parlare di piano, sul piano del gioco, io ancora devo capire cosa è positivo e cosa non è negativo, perché oggi noi abbiamo giocato contro la Roma, che è una signora squadra che viene da un momento importante di forma. Praticamente ne abbiamo concesso zero, perché non mi ricordo, parlate di Andanovic che hanno salvato. Abbiamo avuto noi occasioni importanti contro, ripeto, una Roma, una signora Roma, non è che abbiamo giocato contro una squadra di terza categoria. Non so cosa è per voi il gioco, cioè, se una pressione alta può diventare spettacolare o meno, perché io penso che oggi abbiamo fatto una pressione incredibile, abbiamo rubato delle palle, abbiamo creato delle situazioni con l'entrata di Vecino, però alla fine è sempre opinabile, no? Perché in Italia adesso c'è questa cosa qui del gioco, però veramente uno fa fatica a capire, perché se uno gioca un po' più verticale sembra che se non fai 30 passaggi non è un bel gioco adesso, quindi però ripeto, io contento della prestazione dei ragazzi, contento di quello che hanno dato contro una signora squadra che è la Roma, c'è l'aspetto positivo che non abbiamo concesso, non abbiamo fatto una clean sheet, quindi abbiamo mantenuto la rete inviolata, ecco. Però c'è l'aspetto negativo che avevamo sempre segnato, non siamo riusciti a fare gol, ma più per demerito nostro, secondo me, è per merito anche di Antonio Mirante, che penso che oggi, tanti complimenti a lui, penso che sia stato il migliore in campo in assoluto. A Barcellona ci arriviamo come siamo arrivati oggi, siamo questi, e con questi andremo a giocarci le nostre chance per passare il turno. Sappiamo che non è difficile, ci vorrà un'impresa, e proprio per questo motivo chiedo anche al pubblico di sostenere questi ragazzi, perché i ragazzi vanno sostenuti. Siccome oggi in alcuni settori, non mi riferisco alla curva, ho sentito un po' di brusi e fischi su uno stop sbagliato o su un passaggio sbagliato, io dico che questi ragazzi vanno aiutati e vanno supportati, perché stanno dando veramente il massimo. Giocare a San Siro non è facile, capiamo il momento tutti quanti e cerchiamo di aiutare l'Inter. Prego. Ciao Antonio, senti, ciao. Comunque in un campionato che è una lunga corsa, anche partite come queste possono servire, perché quando parli sempre di step, no? Perché comunque la squadra non ha giocato bene, però ha sofferto, ha saputo soffrire. Sì, ma su cosa abbiamo sofferto? Fatemi capire, perché io non riesco a capire, no, se oggi abbiamo rischiato di perdere la partita, se abbiamo sofferto dei tiri in porta. Cioè io non riesco a capire, cioè, che sofferenza c'è stata oggi, perché io ho visto un po' le azioni, ho visto solamente azioni, no, dell'Inter. Mi riferivo alla sofferenza di non poter esprimere il potenziale che ha, visto che mancano alcuni interpreti scusami. E riesce nello stesso tempo comunque a rimanere organizzata e a offrire comunque, a portare a casa insomma la pagnotta alla fine. Questo a lungo andare è una cosa che ti può confortare. Hai perfettamente ragione, perché è una cosa che ho detto anche ai ragazzi, ci sono partite che se non le puoi vincere non le devi perdere. Contro la Juve è successo invece che una partita che, se siamo un po' più accorti, non la perdi, e oggi sei imbattuto e magari a qualche punto hai un punto in più, no? In classifica. Oggi contro una squadra come la Roma o contro altre squadre forti che ci sono nel campionato può capitare, e devi essere bravo anche a, tra virgolette, a capire se non si può vincere non la devi perdere. Però ripeto, oggi io sinceramente ho veramente poco da non ho nulla da
da rimproverare ai ragazzi, perché ragazzi, cioè io posso solo essere orgoglioso di quello che stanno facendo, di quello che mi stanno dando, e vedo, ecco, che dobbiamo andare avanti, tenere botta fino a Natale. C'è poco da dire, c'è poco da dire, c'è solo da giocare. C'è da giocare adesso una partita importante come quella con il Barcellona. Si dice armiamoci e partiamo, non partire, partiamo tutti. Ecco. Prego lì in mezzo. Sì, tutti e due, poi chiudiamo. Buonasera, mister. Sera. Vorrei. Lei parla sempre di gruppo ed è giusto così, però stasera abbiamo avuto modo di vedere come stanno crescendo le prestazioni, sia quella di Godin sia quella di Vesino, soprattutto in intensità. Mi riferisco a Vesino, in passato ha avuto qualche problema nella gestione dell'intensità tra primo e secondo tempo, sta crescendo moltissimo, se può crescere ancora di più e se finalmente è quello che si aspetta lei, Antonio Conte, sia Godin sia Vesino. Ma guarda, io penso che tutta la squadra sia cresciuta, e come ho detto anche ieri in conferenza, noi stiamo riuscendo a sopperire a questo momento grazie alla crescita e alla responsabilità, che vedendo il bicchiere mezzo pieno, nella difficoltà tanti giocatori stanno crescendo a livello proprio di personalità, di responsabilità. Comunque stanno, questo, se devo vedere il bicchiere mezzo pieno, vedo questo aspetto, questa crescita da parte di tutti quanti. Quindi dobbiamo continuare così e cercare, come ho detto, di stare belli compatti e arrivare fino a Natale, perché a Natale rifiateremo, incrociamo le dita, e quindi, però ripeto, io, cioè, guai in questo momento a chi tocca questi ragazzi, perché, cioè, io sono veramente troppo orgoglioso e contento di essere l'allenatore di questo gruppo di giocatori. L'ultima? Penultima, dai, poi facciamo all'ultima. Salve mister, l'anno scorso l'Inter esce dalla Champions League all'ultima partita, guardando forse anche un po' il tabellone in attesa dei risultati dell'altra partita, dopo un inizio, insomma, molto 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 positivo. Come si prepara in un momento così difficile, un'altra partita così determinante col Barcellona, con tutti i problemi che ha? Su che cosa si aggrapperà maggiormente? Ma la prima cosa che faccio, che ho già detto, che non voglio risultati sul tabellone di nessuna squadra, quindi già questa verrà bandita assolutamente, quindi tutti concentrati sul nostro risultato, anche perché abbiamo nelle nostre mani la possibilità, vincendo, di fare qualcosa veramente di bello e di importante. Penso che alla fine, guardando le prestazioni che abbiamo fatto in Champions, col Barcellona, col Borussia, andata e ritorno, penso che alla fine noi lo meriteremmo di andare avanti. Però sappiamo che c'è una partita contro un avversario che è il Barcellona, non è. Quindi dobbiamo avere grandissimo rispetto. Al tempo stesso sappiamo che non abbiamo, cioè, abbiamo nelle nostre mani la possibilità, e per questo motivo che faccio di nuovo un altro appello e ribadisco un'altra volta, bisogna stare uniti, compatti, e spingere questi ragazzi oltre l'ostacolo, perché lo meritano, al di là del fatto che si possa vincere, pareggiare o perdere. Io oggi avessimo perso la partita, sarei stato completamente lo stesso soddisfatto, perché, cioè, i ragazzi hanno dato tutto, e questo deve essere riconosciuto, e mi dispiace se non viene riconosciuto qualche ragazzo più giovane con minore esperienza
in San Siro venga un po' preso di mira, perché questo non, chi fa questo non vuole il bene dell'Inter, quindi io che non vuole bene dell'Inter mi metto lì e so cavoli. Ultimissima, ti chiedo, ci metto la faccia quindi non mi sbranare sul piano del gioco, ma i 20 passaggi chi se ne frega a centrocampo, però ti chiedo una situazione in particolare. Brozovic, ormai le squadre avversarie hanno imparato a mettergli l'uomo addosso, e con Borca e Vesino, che non sono ovviamente senza Barella, oggi capitava che fossero sempre molto oltre la linea dei mediani, centrocampo svuotato, si doveva andare di cross lungo, e quindi per questo dico non si vedeva la produzione di centrocampo che abbiamo, siamo stati abituati a vedere secondo me quest'anno quasi sempre, tranne forse contro lo Slavia Praga all'andata. Con questi uomini che ci sono in questo momento a disposizione, è il massimo di produzione di gioco da questo punto di vista che si riesce a fare? Ma guarda, a livello di produzione di gioco, sapete benissimo che noi abbiamo un gioco comunque con un obiettivo, quello di verticalizzare. C'è magari chi piace giocare in orizzontale, noi anche quando andiamo in situazione orizzontale, perché stiamo preparando comunque un attacco che non prevede 20-30 passaggi. Quindi noi siamo molto più diretti, abbiamo un'idea di calcio, ho un'idea di calcio che, ripeto, anche oggi ha prodotto 5-6 situazioni limpide. Se non sbaglio, tranne oggi, l'Inter ha fatto sempre gol, abbiamo sempre creato delle situazioni. È sempre un modo di vedere, no? Il calcio, quando a volte sento parlare di dominio del gioco, che, cioè, va bene tutto, però poi alla fine bisogna andare a tirare in porta, bisogna fare gol. Io penso che anche pressare alti rubare palla alta è un qualcosa di bello da vedere. Combinazioni tra le punte e inserimento del centrocampista è una cosa bella da vedere. I cambi di gioco in fronte, l'uno contro uno, sono cose belle da vedere. Ripeto, è sempre soggettivo il calcio, però bisogna sempre avere grande rispetto, tanto alla fine, ripeto, ognuno di noi ha una propria idea. Cerco di portare la mia idea ai miei calciatori, ma di solito devo portarlo, comunque ha portato sempre dei frutti, perché penso che qualcosina l'ho vinta. Ecco. Grazie, buonasera a tutti.